L'unica cosa che voglio ricordare è che dal 1 gennaio 2016 non sarà ancora messo il pattone, ma senza appoggi, nessun appoggio sul corpo, per cui o uno si allena bene o è meglio che lo metta da parte. Per il resto spingeremo con le gare a 9 buche per cercare di coinvolgere sempre i giocatori possibili. E due parole sull'etichetta, perché siamo diventati fortunatamente molti più di prima. Sembra che il campo sia ristretto improvvisamente. Rispettate, fate passare una giornata per tutti quanti. È arrivato il presidente, per cui mi tengo qui, grazie a tutti voi. Grazie, buonasera presidente Chimenti, che è arrivato al Marco Simone questa sera, e dalle Marche proprio si è precipitato qui, grazie presidente. Allora Lavinia, un grande circolo con una grande squadra, perché poi ovviamente a creare le realtà sono le persone, sono gli uomini. Ed è proprio con loro che vorrei condividere questo momento. Comincio con un grande grazie ai nostri soci, a tutti gli amici che sono qui stasera, che ci stanno riempiendo di energia, di entusiasmo, a me personalmente, ma a tutti. Quindi grazie di cuore per la passione con cui ci state seguendo. Naturalmente la nostra squadra comincia con il direttore e il nostro allenatore Ivan Marin. Benvenuto, dobbiamo fare un po' di gruppo. Sì, diventerà collato questo lato. La segreteria, perché se non ci fosse Bruna, che non so dov'è, ma le facciamo un applauso, qualcuno ce la farà arrivare. Non c'è golf senza Academy, quindi Pietro Bonos, Gianluca e Stefano. Esatto. Buonasera Gianluca e Stefano, venite! Salite anche voi qui, perché insomma qui l'asticella ovviamente arriva alla squadra nazionale pro. Gianluca, tu sei allenatore della squadra nazionale pro? Sì, almeno da 6 anni alla squadra nazionale pro, e neanche che dire, grandi numeri quest'anno, perché abbiamo 7 giocatori sul tour alla fine di quest'anno. E i fratelli Molinari, Manassero, Crespi, che oltretutto ha portato una vittoria, e Pavan, Tadini, infine Paratore. Diciamo che è una cosa a questo ragazzo, perché ha preso la carta arrivando terzo alla Qualifying School, sta giocando in Sudafrica, sta giocando anche bene, e soprattutto domani compirà 18 anni. Domani diventa maggiorenne. Diventa maggiorenne, ma ancora minorenne. Allora, poi Antonio Capitani ci dirà. Esatto, Antonio Capitani dopo ci dirà ovviamente cosa accadrà anche per lui nel 2015. Antonio Capitani, che è un po' l'anello di congiunzione di due mondi, no? Perché lui scrive su Mani di Ferro, sulla Gazzetta dello Sport, quindi vedi, poi, sei un po' il cross mediale per finire, grandi numeri sul challenge, come fa il nostro amato presidente, 7 giocatori con categoria piena, e in più Nino Bertasio ha vinto l'ordine di merito dell'Alps Tour. Quindi grandi numeri, significa che si lavora bene dalla base, dal settore dilettantistico. E soprattutto vorrei fare una menzione di merito per Massimo Scarpa, che è il team manager della Nazionale Pro, che ha fatto un grandissimo lavoro. I numeri sono migliorati in maniera costante di anno in anno, quindi bene così. Nonostante non tantissimi praticanti, riusciamo ad avere dei numeri superiori a nazioni, capito, che hanno più praticanti dell'Italia. E direi che insomma, dato che è la dice lunga, poi come lavoro italiano. Stefano, tu prima hai citato, si lavora dalla base anche in termini anagrafici, perché io parlavo prima dei bambini, tu spesso hai a che fare anche con i bambini, cioè sta nascendo una nuova leva, sta nascendo il golf del futuro. Assolutamente sì, buonasera a tutti, bellissimo vedere tantissima gente qui questa sera, il presidente, la signora. L'Academy, sì, noi siamo un'Academy costituita da 6 anni, abbiamo fatto un programma e offriamo lezioni collettive, lezioni di gruppo, lezioni computerizzate, servizio Trackman a richiesta, e soprattutto stiamo facendo un bellissimo programma con i più giovani, con i ragazzini. È nato da parte del circo il Kids Club, quindi da lì cominciamo per portarli poi a giocare a golf, e quindi se avete nipoti, se avete figli, se sono giovani, portateli, perché loro sono la linfa e ci aiuteranno. E grazie a tutti. Grazie a voi. E naturalmente dove si gioca su un campo tenuto meraviglioso grazie alla squadra che lavora, non ci sono qui, però facciamo un applauso ai nostri manutentori, perché ce la mettono tutta, e senza un greenkeeper non si va da nessuna parte. Ho visto Francesco Modestini, che deve venire sul palco naturalmente per noi. Eccolo. E poi la sacca si prende e si lascia dal Caddy Master. Ci sono 2 amici del Caddy Master, Gabriele e il nostro Franco, perché veramente abbiamo bisogno di tutti, senza di voi non ci sarebbe questo posto.
parte, credo che sia stato detto prima, Negrini, direttore Sergio Liberti, però lui ha la primula rossa, lo applaudiamo da lontano, lo sappiamo. Sergio, giustamente, a fare solo. I Marshall, rappresentante dei Marshall qui con noi, non so se sono molto amati, ma lo trollano in campo, però noi li vogliamo bene lo stesso, a Natale siamo tutti più buoni. Una foto di Nico sta arrivando una parte appassionantissima, quindi a mettere mani polsi, sono pronta alla seconda fase. Ma ora abbiamo la premiazione, giusto? Sì, adesso abbiamo la premiazione. Facciamo la foto. Qua io ormai sono la dotata. Esatto. Siamo quanti uguali. Grazie. Adesso allora abbiamo la premiazione, perché abbiamo detto tante gare, tanti campioni, un calendario fantastico quello di quest'anno. Con Ivan Marina la premiazione del campionato sociale adesso. Bene. Prego Ivan. Naturalmente la regina delle nostre gare, dopo le grandi gare che abbiamo avuto nel nostro calendario quest'anno, che l'anno prossimo non so se ci crederete, ma potranno anche essere meglio. Ma la regina delle nostre gare è il campionato sociale. Abbiamo avuto come di consueto 5 categorie, quindi partiremo con la categoria seniores. Premiamo naturalmente il finalista e il vincitore. In questo caso finalista Riccardo Finotti, vincitore il secondo anno consecutivo Enrico Poggi. Io mi squinto, vai. Grazie. Le protagoniste della categoria Letis sono state quest'anno finalista Linda Verato e vincitrice Camilla Cecchini. Si sono scontrati nella terza categoria in finale la finalista Simona Tomassi e la vincitrice Indra Macri. Eccole! Approfitto per sincerità. Così. In seconda categoria si sono classificati finalista Federico Pienosi e vincitore Andrea Machera. Il signor Pienosi si scusa, non è più finito. E trattandosi di un campionato assoluto, vincitori assoluti di questo campionato, cioè i vincitori di prima categoria, sono finalista Riccardo Finotti e vincitore Giuliano Pozzilli. Bravi! Della gara di oggi, quindi anche i vincitori di quest'oggi stiano tranquilli perché avranno il loro momento. E io direi però di, come dire, bearci, riempirci gli occhi di quelle che sono le immagini di questa realtà unica, perché davvero il Marco Simone è una realtà unica. Guardiamo. Prossimo.
prossima edizione della Ryder Cup, stiamo parlando di golf, ma del torneo più importante in assoluto, storico più importante al mondo davvero per il golf, potrebbe essere ospitata da Roma. Oggi il Consiglio federale all'unanimità ha deciso per la location, questa sarà il Marco Simone di Roma, un campo straordinario. Vuole godere di questo sport e della bellezza, trova a Roma le migliori condizioni possibili.